Ciao, come fargli perdere la testa? Allora, cerchiamo di chiarire ancora una volta il concetto di perdere la testa, cosa significa? Perdere la testa significa non è che proprio perdi fisicamente la testa, perdere il controllo, la gestione logico-razionale della relazione. Perché fin tanto che una persona mantiene il controllo logico-razionale della relazione, non perde la testa. Perdere la testa vuol dire fare delle cose strane, diverse dal solito, e mentre una persona le fa, trova anche normale farle. Il che significa che non è più la parte logica a governare i comportamenti, ma la parte emotiva prende sopravvento. In effetti, la parte emotiva è quella parte per cui tutto è possibile, la parte che ci fa sognare. Quando sogniamo, possiamo sognare le cose più strane e ci sembrano normali. Per questo che quando uno è follemente innamorato, quindi ha perso la testa, fa delle cose strane. Tutti si rendono conto che le cose che fa sono strane, meno che lui. A lui sembrano normali. E quindi può fare delle cose eclatanti. Ad esempio, un uomo, che ne so, può lasciare la moglie, la famiglia, per mettersi con una donna magari conosciuta da poco, oppure può fare le pazzie, insomma, che danno una forte emotività. Se vuoi far perdere la testa a qualcuno, inevitabilmente quindi deve andare a far leva su quei meccanismi che possono scardinare come dire, la logica e la razionalità. Il meccanismo più facile da utilizzare, quello più efficace, sono due, sono i meccanismi dell'abbandono e il meccanismo del rifiuto. Quando una persona si sente abbandonata o quando una persona si sente rifiutata, dentro di lui tende a prendere sopravvento la parte emotiva. Perché? Non tollera il rifiuto, non tollera l'abbandono, sono sanzioni veramente troppo forti. Per cui per evitare di essere rifiutati, per evitare di essere abbandonati, la parte emotiva prende il controllo della situazione e fa fare le cose più folli, le cose più pazze. E perché non si vuole subire l'abbandono, subire il rifiuto? Perché sono delle istanze, sono delle penalizzazioni troppo forti normalmente che non si riescono ad accettare. Sono un imprinting che seduce da un certo punto di vista, perché per non fare questo la persona è disposta a fare veramente delle cose, diciamo, forti, delle cose insolite, delle cose diverse dal normale, per non subire abbandono e subire rifiuto. E però per coinvolgere attraverso abbandono e rifiuto dobbiamo avere un minimo di potenziale, cioè se ci abbandona uno o una che non ce ne frega nel merito, come dire, puntini puntini, e boh, che mi frega, manco lo vivo come un abbandono. Se mi rifiuta uno che manco mi interessa o una che non mi interessa, che rifiuto mi vivo? Non me lo vivo il rifiuto. E allora prima dobbiamo innescare l'interesse. Ma non è che innescando l'interesse seduciamo e facciamo perdere la testa, è quando togliamo. E purtroppo è quando diamo. Quando diamo non facciamo vivere emozioni così forti come quando togliamo. Prova a pensare, se tu hai 100 euro in tasca, tutti i tuoi risparmi, se ti dà più emozione trovarne altri 100 o perdere quei 100 lì che avevi. Dà molta più emozione perdere i 100. Se ne trovi altri 100 e fa 200, magari te li spendi in mezza giornata. Se invece perdi quelli che avevi, allora diventa tutto molto più difficile, molto emotivamente molto più coinvolgente. E quindi per far perdere la testa devi prima dare presenza, devi prima dare continuità, devi prima dare disponibilità, poi con una scusa con cui l'altra persona si tenderà ad attribuirsi le colpe. Quindi questo è di fondamentale importanza per non far scattare il meccanismo di difesa dell'orgoglio, cioè tu devi allontanarti facendo credere all'altro che sia colpa sua il tuo allontanamento. In questo modo perderà la testa, in questo modo si coinvolgerà, in questo modo si innamorerà in modo non controllato, per cui inizierà a fare le cose più strane, più assurde, trovandole normali. Che significa appunto perdere la testa per amore. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se
Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!